Meglio dello champagne. Amici di Food Napoli, mi trovo da Samurai Sushi, a due passi da Piazza Medeo. Siamo in via Martucci, numero 61. Ho scoperto che fanno un ottimo you can eat qua. Ciao Chiara, buonasera, benvenuta da Samurai Sushi. È un grande piacere averti qua. Prima di iniziare la tua sfida, però, un regalo da farti. Che carino. Questo si chiama Garfield? No, questo è un manekineko, tipico gatto della cultura giapponese. È un localino molto intimo, tutto molto illuminato. Ma dove sarà il mio posto? Ti accompagno al tavolo. Ti ringrazio. Questo è il nostro locale, siamo aperti circa dal 2017 e ora ti porto subito al tavolo. Ecco qua il tuo tavolo e ora riportiamo subito i piatti. Ma tu sai chi sono io? Cioè, sei sicuro di volermi sfidare con uno you can eat? Certo Chiara, la tua fama, anzi, la tua fame ti precede. Ma qui da Samurai siete tutti benvenuti. Ecco qui Chiara, abbiamo come entrée un carpaccio misto con la nostra salsa tipica agli agrumi e i nostri ginkan. Un appetito. Grazie mille. A seguire abbiamo una tartare di salmone e abbiamo anche la nostra tartare al mango. Ragazzi, siamo pronti per la challenge da Samurai Sushi. Iniziamo! È particolare perché oltre ad essere la classica tartare di salmone con la salsina al mango, ci sono proprio anche pezzettini di mango. Continuiamo con questa tartare di salmone con la salsina agli agrumi. Sopra ci sono anche le uova al salmone. Anche questa tartare finita, ho preferito quella agli agrumi, però anche quella al mango, molto molto buona. Mi è piaciuta così tanto che vado col carpaccio misto con la salsina agli agrumi. Guardate quanti colori. Questa è la Maria. Carpaccio agli agrumi ottimo, me lo sono bevuto. Adesso vado con i ginkan. Che belli, i corallini sul ginkan. Assaggiamo sia il naturale che con la salsina di soia. Ragazzi, mi raccomando, non usate come me la forchetta, altrimenti fate questi guai. E di questi quattro piatti mangiati finora mi è piaciuto tantissimo il carpaccio, quello con gli agrumi, perché c'erano tanti sapori. C'era il salmone, c'era il tonno, c'era il branzino, c'era anche qualche gamberetto. I ginkan erano buoni, ma adesso passiamo a qualcosa di più esplosivo. Ecco qua, qui sono sempre ginkan, ma flambè. Attenzione che flambè. Arriva la fiamma. Durante il processo la fiamma farà un po' riscaldare il salmone facendolo affumicare un po'. Io lo mangerei con tutte le fiamme. Non vi ricorda Charmander? È il mio Pokémon preferito. Ah, che carino. Da Chiara mangia tutto a Chiara mangia fuoco è un attimo. Allora, io lo preferisco a crudo, però è un qualcosa da provare. L'affumicatura c'ha veramente il suo perché. Questo è uno dei nostri piatti forti, il Giardino di Samurai, una serie di sashimi di salmone, tonno, polpo, pesce burro e gamberi. Te lo completo. Molto molto bello. Qui non si mangia soltanto con la bocca, ma proprio con gli occhi. È bellissimo da vedere. Adesso Chiara si dà il pollice verde e mangia tutto il Giardino del Samurai. Il pesce è davvero fresco. Se dovessi fare una classifica metterei al primo posto il salmone, vabbè, è il mio preferito, lo sapete. Al secondo posto il polpo. Terzo posto il branzino, quarto posto pesce burro, al quinto posto i gamberetti e ultimo posto il tonno, perché è il sashimi che mi piace di meno, quindi è soltanto un gusto personale. Sesto piatto terminato. Dopo i piatti freschi passiamo a quelli caldi. Abbiamo degli spiedini di gamberi e abbiamo una serie di ravioli. Ecco qua. Iniziamo con gli spiedini di gamberi. C'è sopra la salsina teriyaki. Passiamo ai ravioli. Io amo i ravioli con la salsa di soia. Meglio dei tortellini. Passiamo al nono piatto. Riso saltato al manzo. Grazie. Ci sono pezzettini di manzo che sono molto teneri. Porzioni da carta, ma prezzo da all you can eat. Vi ricordo infatti che qui da Samurai il prezzo dell'all you can eat è 19 euro a pranzo e 29 a cena. Il riso è andato. Abbiamo una serie di ravioli al vapore. Ok. Ecco qua, quelli alla carne e quelli ai gamberi. Gentilissimo. Urca che fumo! Ottimi entrambi, però preferisco la carne, proprio per il mio gusto, ma sono ottimi entrambi. Decimo e undicesimo piatto finito. Udon con sopra il pesce secco. Ho amato questi udon pienissimi di condimento. La tempura dei gamberi, seguita dagli involtini di gamberi, involtini di primavera, polpette di polpo. Panatura col pango croccantissima. Ma voi siete riusciti a tenere il conto dei piatti? Perché io l'ho perso un paio di portate fa.
Sono io a lanciare una sfida a voi. Indovinate quanti piatti ho mangiato in tutto e vi porto a cena. Però pagate voi. Provo queste polpettine. Mi sono piaciute tantissimo. La particolarità è che, oltre alla classica salsina dei riati, mettono anche la maionese. 16, 17, 18, boh. Comunque, involtini primavera. Fritti buoni, leggeri, nemmeno unti. Adesso aspettiamo l'altro piatto. Andiamo con il sushi, con una serie, come racconta in un box. Con questa acqua calda dobbiamo calare la pasta. Però fermiamoci un attimo per ammirare la presentazione. Una cosa del genere, negli all you can eat, la vedo molto raramente. Guarda, ho fatto la torretta di Goku. Questa qui non è commestibile, quindi sono costretta a lasciarla. Ti ho portato dei gelatini fritti. È un magnum di pasta giapponese. È la cosa più buona che abbia mai mangiato. Nachos. Sono dei nachos con dentro il salmone e il Philadelphia. I tramezzini. Meglio del club sandwich. Ho apprezzato tantissimo di pieno al salmone, che da come avrete capito è il mio pesce preferito. Qui mi diranno doppi sensi. Una mini poke e il nostro salmone affumicato. Siamo arrivati alla poke e ancora non mi hanno buttato fuori a pedale. I gamberi fritti, abbiamo una serie di osamaki fritti e di uramaki. Comunque servizio ottimo perché non mi stanno guardando male. Continuiamo con gli osamaki. Vieni, vieni, vieni. Ci sono i follower. Ci facciamo le foto. Vuoi un gambero? No, no, ma c'è una pizza. Volante. Come ti chiami? Davide. Ciao, Davide. Grazie, okay. Grazie. Ciao. 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 Ok, grazie. Ciao. Ciao. Siamo quasi alla fine. La batta di One Piece. Chiara, possiamo farcene una foto? Quante ne vuoi, vieni. Devono essere tutte e due. Il temaki rosa. Meglio dello ciambano. Attiviamo l'ultra istinto e andiamo. Finché la barca va, lasciala andare. E io non riuscivo più a lasciarla andare, perché era troppo buono quello che c'era sopra. In particolare i nigiri al salmone, i sashimi al salmone e poi gli osomaki fritti con la salsina al mango. Come fine pasto, prima del dolce, ho portato questi due pao, uno col maiale e una salsa particolare e una con il pollo. Ecco qua il dolce, mi sono permesso di omaggiarti con la torta One Piece. È un gelatino alla vaniglia, con dentro il biscotto sbriciolato a pastelle e ricoperto da una glassa al cacao. Ho finito il mio all you can eat, ne approfitto per lanciarvi un messaggio. Vi ricordo che i miei sono video che hanno uno scopo intrattenimento. Non superate mai i vostri limiti. Come dicono nel wrestling, non rifatela a casa. E poi parliamoci chiaro, se tutti voi mangiaste come me, i poveri ristoratori andrebbero letteralmente in fallimento. Chiara, è stato molto piacevole averti qui, spero di incontrarti anche la prossima volta. Mi sento un po' in colpa, vi ho svuotato letteralmente la cucina. Vi consiglio questa esperienza, venite a trovare Francesco da Samurai Sushi.